Vada a Gaza a combattere, vada a Gaza a combattere, a combattere a fianco di Hamas, perché no? Ma proprio direi, guardi che è il momento di fare le brigate internazionali come in Spagna, eh? Mi spieghi? Certo, perché lì c'è un regime fascista che sta distruggendo un popolo intero. In Spagna non era niente in confronto a questo. Questo è un genocidio in atto. Sì. Nazista, razzista, colonialista, imperialista. Sì. E qui ci vuole una resistenza. Allora l'unica cosa seria da fare in questo momento sarebbe fare le brigate internazionali, ma naturalmente purtroppo siamo quattro gatti, perché tutta l'informazione italiana piange sul fatto che pioggia di missili su Israele, cioè Hamas. Quanti morti hanno fatto? Nessuno. Ma perché sono bravi, ma perché sono bravi un corno, perché i poveretti non hanno armi effettivamente, perché sono dei miserabili tenuti in schiavitù come tutto il mondo. Ma no, guardi che le hanno le armi, solo che ci sono i sistemi antimissili. Dei razzetti per bambini. Ma che razzetti per bambini? Ma non è vero. Fare, dopo le brigate internazionali, fare una sottoscrizione mondiale per permettere ai palestinesi di comprarsi delle vere armi e non delle armi giocattolo come le hanno lasciato fino. Ma secondo lei l'Europa dovrebbe vendere armi ad Israele? No. Ad Israele, scusi, ai palestinesi. Dovrebbe darle ai palestinesi. Ovviamente. Con Israele l'Europa ha dei trattati di guerra, di esercitazioni comuni. È una vergogna, è una cosa che fa vergognare di essere europei. Scusi un attimo, ma lei sparerebbe, se fosse lì, sparerebbe contro gli israeliani, professore? Beh, dipende se... Io sono un non violento. Ma farebbe la guerra contro Israele? Bombardano ospedali, cliniche private, bambini, eccetera, eccetera, sparerei, certo, purtroppo non sono capace perché non ho fatto il servizio militare essendo figlio unico di madre vedova. Però imparerei volentieri. Lei è omosessuale, vada tra in Palestina a fare il gay pride che la mettono. Se c'è questo, mi assoggetto anche alle loro leggi. Cioè? Rinuncio a Satana alle sue pompe. Vado lì e combatto contro questi bastardi di israeliani sionisti che non hanno niente da fare con gli ebrei, tra l'altro. Perché a parte gli ebrei italiani, che sono particolarmente reazionari, moltissimi di loro, gli ebrei in giro per il mondo sono tutti antisionisti, se Dio vuole. Guardando questi spettacoli orrendi di sangue e di distruzione. Cioè, scusi, lei è disposto anche a passare sopra come dire quello che pensa Hamas, eccetera, di combattere i bastardi sionisti israeliani, questo dice lei? Certo, cosa vuole fare? Vuole stare a guardare, commuoversi con la pioggia di missili innocui per sparargli da Hamas contro Israele? Ma andiamo, ragazzi, aprite gli occhi. Ma... oltretutto lì ci sono anche dei giacimenti di gas a largo, cioè, non è soltanto una questione razziale. Ma è uno Stato nazista, si comportano come Hitler. Israele vuole distruggere definitivamente i palestinesi in modo da non averli ritornati, ovviamente, no? Quindi è una guerra di puro sterminio, è quello che da vent'anni Israele sta facendo. Ma è peggio di Hitler da questo punto di vista? Peggio di Hitler un po' forse sì, perché ha anche l'appoggio delle grandi democrazie occidentali, cosiddette democrazie occidentali. Io sono a favore della libertà dei palestinesi che sono stati scacciati dalla loro terra e vengono distrutti, genocizzati da questi qui, con la scusa dell'olocausto. Oltretutto, ma basta, per favore, piantiamo la lista. Stanno rifacendo l'olocausto a rovescio. Come stanno facendo l'olocausto a rovescio, professore? Stanno facendo l'olocausto a rovescio, stanno sterminando i palestinesi, in tutti i modi. Gli impediscono di vivere intanto mentre sono vivi, li chiudono dentro Gaza e poi li gasano, cioè. Ma lei cosa è disposto a fare? Ma come li gasano? Sono disposto ad aprire una sottoscrizione per comprare armi ai palestinesi, ma nessuno ce lo permetterà, perché siamo nelle mani di un governo sionista. Lo fa già la Siria, che lo fa già la Siria. Ma qual è il governo? Mani di governo quale, dice lei? Il nostro governo sostiene apertamente Israele, l'Europa sostiene apertamente Israele, e questo è il punto. Ma le armi arrivano comunque, professore, sono sempre arrivate armi. Certo, sono le armi giocattole quelle che sprezzano i cinesi. Ma cosa bisogna avere? Il nucleare? Cosa dovrebbero avere? Il nucleare i palestinesi? Tanto il nucleare ce l'ha Israele, cominciamo a distruggere il nucleare israeliano. Ma se si distrugge il nucleare israeliano va a fuoco tutto, diventa un inferno. No, in realtà non voglio distruggerlo, voglio vietarglielo, però loro sono i bastardi che hanno il nucleare. Ma perché lei dice bastardi? Perché lei usa questo? Sono il RAF, sono lo Stato canaglia, allora chiamiamolo, sono le canaglie che hanno il nucleare. Ma le state canaglia sono la Corea del Nord, le dittature, quella è una democrazia. Ma è una democrazia, professore, una democrazia. Basta chiamarlo professore. Ma voi riuscite a dire queste cose senza
basta ridervi addosso. Ma perché dice che non è una democrazia? Non è una democrazia, è uno stato razzista. Vabbè, dove c'è una minoranza perseguitata, maltrattata, tenuta senza acqua, espropriata, murata, via via, altro che stato, altro che democrazia, belli miei. Leggete qualche giornale che non siano i giornali italiani posseduti dal Mossad. Ma come posseduti dal Mossad? Professore, giornali italiani posseduti dal Mossad, ma non si può dire una cosa del genere. Sono posseduti dalle caste, ovviamente dai quelli che hanno i soldi, ma vi pare che ci siano dei ricchi, dei grandi poveri che possiedono giornali italiani? Ma perché non la fa fuori? Corriere della Sera, cioè, la Repubblica. Tutti ebrei, dove, tutti ebrei, tutta lobby. L'obiettività lì? Quanti sono morti in Israele per questi razzetti del cazzo? Nessuno. E lì ci sono 200 morti almeno, bambini, donne. Professore, perché sono bravi a respingere i terroristi, questo è il punto. Vabbè, ma lei farebbe piacere se un razzo andasse a segno, un razzo palestinese? Ma non so, per carità, mi piacerebbe che ci fosse una guerra un po' più pari, invece assolutamente. Cioè vorrebbe più morti, vorrebbe da parte di una strapotenza contro un popolo inerte. Vorrebbe più morti israeliani lei? Ma direi, se li merita, se li pigli, vogliono la guerra, direi? La facciano, serio, ma non così, non facciano la gara con uno con una gamba di legno.